Il segretario d'azione Carlo Calenda aveva lasciato Teramo con una promessa, ovvero quello di occuparsi delle case ATER di Via Damoli, e così ha fatto. Il senatore è pronto a presentare un'interrogazione per chiedere una risoluzione per contrastare le condizioni in cui alcuni inquilini vivono. Con lui anche il segretario provinciale del partito e consigliere comunale Alessio De Gidio, che si è mosso sul territorio cercando una soluzione rapida. A rispondere anche la presidente ATER Maria Ceci, che ha mostrato i lavori svolti negli appartamenti dal 1 marzo. Il coordinatore invita comunque la presidente Ceci a un confronto. È una situazione ancora di, come possiamo dire, invivibilità. Qui nessuno mette in discussione i lavori, che peraltro sono stati anche collaudati, i lavori antisismici, però la dignità dell'abitazione, la dignità della persona è messa in ballo, perché io ho visto quegli appartamenti evidentemente non hanno i requisiti minimi di condizione, di vivibilità da parte degli inquilini ATER. Invito pubblicamente, ma lo fece già Calenda e ripropongo io questo invito alla Presidente dell'ATER per un incontro e per cercare di risolverlo questo problema. Vede il comunicato che ha scritto la Presidente, ma insomma è un comunicato che io non riesco a comprendere. Si dice che siano iniziati i lavori, io sono stato lì e le criticità permangono, gli ascensori non funzionano, c'è una perdita, una conduttura d'acqua. Molti degli inquilini non sono rientrati nelle abitazioni, quindi questo problema è un problema urgente che va risolto. Quindi quelle foto non vi hanno convinto, le foto che ha mandato la Presidente ATER? Bah, io ho visto altro, quindi non entro in un giudizio. Io ho visto altro, ho percezione di altro, non voglio dire assolutamente nulla contro la Presidente dell'ATER, anzi la invito, perché forse la Presidente dell'ATER è parte lesa, quindi io ritengo che lei debba, come d'altra parte ha sempre fatto, difendere l'ATER, ma difendere da che cosa? Lì evidentemente qualcosa è andato storto. Io non sono un tecnico, non posso entrare nel dettaglio, ma quegli appartamenti presentano evidentemente delle cose che non vanno.